Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video. Ci siamo qua su FIFA 17. Oh mio Dio, Sbush, hanno dato una demo di FIFA 17. L'EA è stata così generosa? No, manco per il cazzo. Ma sono state trapelate talmente tante notizie e sono state messe sul sito Footed, è probabilmente il miglior sito per FIFA 17 possibile ed immaginabile, che oramai uso da 6 anni. Ci sono un sacco di notizie, un sacco di giocatori, un sacco di overall, di skill, di stelle di skill, stelle e insomma tutti i cazzi e tutti i mazzi. E qui ho deciso di fare un video mio, perché oramai non è che va di moda, non è una critica. Oramai si usano video tipo magari americani per far vedere magari il trailer del gioco, qualche demo che c'è magari in America da qualche modo che nessuno conosce, e si commenta quel video. A me sinceramente non piace, quindi aspettavo delle notizie per poterle commentare insieme a voi. Vi dico subito, la seconda volta che registro questo video, quindi mi sono segnato quello di cui avevo parlato ieri sera, perché avevo paura di dimenticarmelo. Nel video parlerò dei 5 stelle di skill, degli overall alzati in questo video, perché sono tutti molto più alti del normale, della media, non alcuni giocatori sono più alti, tutti sono più alti. E quindi vi spiegherò anche un mio disagio su FIFA che ho sempre avuto e ve lo spiegherò in live riguardo gli overall. Vi parlerò dello squad building che potete utilizzare al meglio per questo sito e per questo FIFA, come i FIFA precedenti. Vi parlerò anche dell'uscita della demo e delle supposizioni degli utenti di FIFA e degli EA in generale, che suppongono quando uscirà la demo e quando uscirà la web app. Vi parlerò della web app, ma adesso andiamo a parlare. Allora, parliamo dei 5 stelle di skill. Questo è il sito e qui potrete fare le squadre con lo squad builder, che vi spiegherò dopo velocemente. 5 stelle di skill, facciamo così, almeno li vediamo tutti. Intanto avrete notato che Cristiano Ronaldo per la seconda volta in questo gioco, ovvero FIFA, è più forte di Messi. Era dal FIFA 10, mi pare, o 11, che non si vedeva Ronaldo più forte di Messi. Quindi applausi per Ronaldo, che però ha vinto l'Europeo e il Pallone d'Oro, quindi insomma sti gran cazzi. Allora, come vediamo, i 5 stelle di skill sono Ronaldo, che ci può stare, Neymar, Pogba che secondo me non se ne merita per niente. Quindi gli juventini con le fiamme, i forconi diranno sbucci, non capisci un cazzo. Bene, per me Pogba è super sopravvalutato, secondo me è peggio di quanto si dica, perché ragazzi, siamo in Italia, il campionato fa cagare, un giocatore spicca di più, va a giocare in altri campionati, farà cagare, datevi qualche tempo, magari mi sbaglierò, non si sa. Abbiamo Angel Di Maria, abbiamo Frank Ribery, come sempre oramai da 7000 FIFA, poi abbiamo Mahrez, si è rivelato un giocatore fenomenale sia in termini di skill che in termini di giocatore in sé del Leicester City. Poi abbiamo Douglas Costa, l'anno scorso Ben Arfa, ma è sempre, ma incredibile ragazzi, Thiago Alcantara, il mio giocatore Tottenham spagnolo e del spagnolo. A 5 stelle di skill finalmente. Abbiamo Quaresma e Nani come sempre, Quadrado come sempre, e il Shaarawy non ha fatto un'emerita minchia quest'anno, e il Shaarawy a 5 stelle di skill. Poi abbiamo altri giocatori un po' più marginali, abbiamo il vecchio Bolasie, Fernando Seventina, Maxim che ce l'ha sempre, McGiddy, Kijna, bla bla bla, e poi iniziano quelli argento. I giocatori rilevanti li avete visti, questi sono i 5 stelle di skill, siete d'accordo? Fatemi sapere voi nei commenti chi se le meriterebbe e chi no. Ad esempio, secondo me se ce l'ha Pogba le dovrebbe avere anche Ibra, proprio di default. Le ha Pogba le 5 stelle, deve averle anche Ibra, se proprio la vogliamo mettere così. Poi ragazzi, volevo parlare un po' degli overall. Gli overall, come vedete, ovviamente i top player sono sempre alti, ma a parte non si vedeva un 92-92 dopo Messi e Ronaldo da anni, oramai, ma da anni, ma vedete tutti i giocatori, cioè 90, tutti sti 90, 89, non c'erano gli anni scorsi. E voi direte, vabbè, Griezmann ragazzi, io non dico che non se lo merita, anzi per me se lo meritava già l'anno scorso l'88 Griezmann, ma quando mai si è visto fare dei salti di qualità del genere? L'anno scorso Griezmann di base ragazzi era un 83 di base, va bene, e poi l'hanno potenziato durante il gioco, è arrivato a 84, poi tutti gli in forma, ma non si è mai visto dare un più 5 ad un giocatore da un anno a un anno, o meglio, si è visto dare un più 5, ma c'era quel caso isolato, magari ne so, Vardy, tipo per dire, quest'anno ti passa da 79 a 84, ci poteva stare anche gli anni precedenti, ma uno, c'era uno che svoltava un campionato intero, come poteva essere Vardy o Mahrez o Kanté, ma non c'era tutti questi giocatori che facevano sti più 3, più 4, più 3, più 4, poi vedevi campionati della Madonna e vedevi poi a fine anno un più 1, cioè Götze quando ha fatto il campionato della Madonna al Borussia Dortmund ha preso un più 1 l'anno dopo, e ha fatto un campionato della Madonna insieme ma Royce, che ha preso un più 1 anche Royce, un più 2. Qui vedete, cioè, io sto scorrendo ragazzi, cioè, ma sono tutti 85, 86, 86, 86, 87, 87, 87, e manca ancora un botto di giocatori. Quando vi vedete su scalino da 84, 84 e poi vedete gli 82, non è che quelli che aggiungeranno saranno più deboli, perché ancora mancano tutti i portieri e quelli si piazzano qua nel mezzo. Mancano altri giocatori, ad esempio manca Kompany, manca Touré ragazzi, manca Marchisio, ma ve le sto tirando proprio così a caso. Volete non siano almeno 85?
85-84 Company, Torreo, Marchisio, quindi ancora devono aggiornare tanti. Come vedete gli overall sono tutti alti, ma è rimasto il press range. Io spero che lì non farà la cagata di metterlo altissimo e dirà poi io oramai è 86, quindi mettiamo prezzo comprato 200.000, asta minima 100.000. Però di no, perché sennò diventa veramente invivibile. Il disagio di cui vi parlavo, ragazzi, degli overall, è che a me, quando facevo una squadra e avevo magari, che ne so, i miei 200-250 mila, quindi facevo una squadra decente con dei giocatori che non costavano tanto, magari un David Silva a 30.000 me lo permettevo, che era un 87-88 negli altri FIFA, magari facevo tutta la squadra così, 85-85-87-85-84-84, e mi toccava mettere i difensori 79, terzino 78, terzino 80, e mi... diciamo, mi dava fastidio vedere questo dislivello tra il centrocampo, che erano tutti 85 più, e poi la difesa, che era 82, 79, 78, poi era 82. Mi dava noia, ma proprio perché gli overall di alcuni giocatori erano più bassi a prescindere. E quest'anno invece non è così, perché come vediamo Marcelo ha 86 ad esempio, quindi hanno fixato questo mio disagio. Poi ovvio, se voglio mettere Evra avrò un 82, ma sarà una scelta mia, perché gli overall, ripeto, sono generalmente più alti. Secondo me ad esempio Neuer, ragazzi, lo faranno 93 come Messi, un 92, ma se no, forse no, perché Messi e Ronaldo sono gli intoccabili, quindi non faranno mai un giocatore che li pareggia o li supera, per ora ovviamente. Però dico, magari un 92 lo fanno, no? Perché potrebbero fare 88 o 90 Buffon, per farvi capire. E gli Juventini, anche questi erano lì con i forconi, vedrai. No, per niente, sono portieri più forti nel mondo, ovviamente gli juventini sono italiani, quindi non lo capiscono. E niente, questo era il mio disagio. Gli utenti di FIFA, ragazzi, hanno ipotizzato che l'uscita della demo avverrà il 23, perché 6 giorni prima di FIFA, e anche l'anno scorso, l'anno prima ancora, è uscita 6 giorni prima dell'uscita del gioco, quindi è una semplice ipotesi. Mentre la web app, se non sbaglio, 2 settimane prima, quindi non il 23 ma verso il 14-13, stanno ipotizzando questa data d'uscita, perché più o meno coincide la data d'uscita di ogni web app. Per favore, cos'è la web app, ragazzi? È un'applicazione che permette ai giocatori che hanno giocato almeno l'anno scorso a FIFA e poi da dei reward a scalare ai giocatori che giocano da più tempo, quindi ad esempio a me danno reward pari a 6 anni di FIFA, perché questo è il sesto, più 17 sarà il settimo anno di FIFA mio su EA. Quindi mi daranno dei gift, quindi dei pacchetti oro, pacchetti argento, crediti, insomma dei regali in più perché gioco da tanto a FIFA. E vi permette semplicemente di fare una compravendita iniziale. E ovviamente, ragazzi, non è che troverete Messi e Ronaldo nel pacchetto e siete miliardari, anche perché se li trovate, mi raccomando, non metteteli in vendita, perché ovviamente all'inizio della web app i soldi sono pochi, cioè tanta richiesta ma pochi giocatori all'asta, quindi quei pochi che avete cercate di venderli in maniera parsimoniosa. Ad esempio, se trovate un Howard, 81, portiere dell'Everton, se ancora è all'Everton, se è rimasto l'anno scorso, e se lo trovate e lo mettete in vendita, è capace ci fate 10.000 crediti, poi quando finisce la web app costerà 2.000, per farvi un esempio. Però se trovate un Robben che costa 400.000, lo mettete in vendita, la gente non ha soldi per astarlo e lo vendete al minimo, poi quando finisce la web app l'avete preso nel... Poi ovviamente farò un video sulle compravendite, visto, ripeto, l'anno scorso sono riuscito a fare 150.000 crediti in 2 settimane senza poter giocare, perché la web app non ti fa giocare ma ti fa solamente comprare e vendere, e magari vi svelerò i miei trucchi, oppure vi dirò dei trucchi generali che posso trovare anche su internet o che usano i miei amici. Io vi dirò il mio e poi ci confronteremo nei commenti. L'ultima cosa, ragazzi, questo sito che è Footeddy l'ho sempre usato per fare le squadre, per crearle proprio. Ad esempio, vai a Squad Builder, adesso avremo quello di FIFA 16, scegliete il modulo, ragazzi, e qui ipotizzate la vostra squadra. Potete mettere qualsiasi giocatore, anche solo per capire se quel giocatore avrà 9 o 10 d'intesa, se quel giocatore non avrà 9 d'intesa, quindi sarà meglio creare un ibrido un po' diverso, per vedere che la squadra avrà 100 d'intesa generale e così via. Anche il costo vi dirà, però non sempre è preciso. E un modo che io ho incredibile, o meglio penso sia abbastanza logico, per fare gli ibridi perfetti, ad esempio quando io ho bisogno di un giocatore, in realtà per conoscere tutti i giocatori della Lega, quindi magari quando ho i soldi contati e non posso mettere chi voglio io, non è che posso andare lì e dire compro il top di gamma, vado ad esempio a posizione e dico voglio fare una Premier League, attaccanti, Lega, Premier League, e qui, ora vabbè ci sono tutti quelli vecchi, e qui mi fa vedere tutti gli attaccanti della Premier League, quindi magari dico non posso permettermi un Benteke, nemmeno un Lukaku, che altri attaccanti ci sono? E scendo, vado all'altra pagina, continuo a guardarli. Poi, nel caso io volessi fare un ibrido, dico, cavolo, però ho un attaccante argentino, ho uno da destra argentino, mi serve un centrocampista argentino per poter continuare a ibridare con altri argentini. Ad esempio, magari, che ne so, Mascherano in difesa, magari mi serve appunto una connessione, due attaccanti della Premier League argentini. Vi sto dicendo cose a caso. Li collego con un argentino generale
della Premier League magari o di un altro campionato a centrocampo, poi metto Mascherano in difesa che è un altro campionato ancora, Dani Alves a destra che ha il collegamento con Mascherano. Questa era una cosa tirata così. Quindi ad esempio, cavolo, mi serve un argentino a centrocampo, Barclays Premier League, centrocampo, Nation A, Argentina. E qui mi fa vedere tutti i centrocampisti della Premier League argentini. Questa volta c'è Pereira, Jacob e Lenzini. Per farvi capire che comunque in questa maniera conosci intanto tutti i giocatori, quindi dopo anche quando ci giochi contro, ad esempio ieri non conoscevo Manuel Lanzini, ad esempio, Lanzini, ma adesso so chi è. Quindi se io trovo contro uno con Manuel Lanzini, so che corre abbastanza veloce al centrocampo, quindi so anche come contrastarlo. Vi permette questo metodo di creare le squadre: uno, di conoscere tutti i giocatori di FIFA; due, di poterli anche poi ricordare a mente; tre, di magari se vedete un'asta vi ricordate il prezzo a cui l'avete visto e dite oh cazzo, questa asta è 3.000 più bassa, lo comprate e lo rivendete. E vi permette anche di creare dei libri di poi ogni volta senza doverci tornare, magari anche al pensiero, magari vedete un giocatore figo e vi interessa e lo collegate automaticamente a quel link. Insomma, è una cosa molto utile, quindi ve lo consiglio. Non mi hanno pagato per dirlo, semplicemente però lo uso. Adesso, siccome mi sono dilungato, vi saluto, vi lascio un mi piace, un commento, scrivendomi sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video. Fatemi sapere le vostre idee, le vostre supposizioni oppure cose che io magari non ho detto e che mi sono scordato. Noi ci vediamo comunque al prossimo video. Per questo video è tutto. Ciao Nini.